È una favola contemporanea, Misericordia, l'opera scritta e diretta da Emma Dante, andata in scena al Petrarca lo scorso 30 gennaio. La fragilità delle donne, la loro disperata e sconfinata solitudine, queste le parole della stessa regista, tra le più acclamate d'Italia. Storie di donne che di giorno lavorano a maglia e alla sera si prostituiscono, nonostante però lo scongiurato disagio, la miseria non impedisce loro di essere misericordiose. È la storia di tre donne. È la storia di tre donne e di tre prostitute, misere, miserabili, vivono in un tugurio, sono le madri adottive di un ragazzo menomato, nato menomato a causa delle percosse subite dalla madre durante la gravidanza, che dopo il parto chiede alle tre amiche, colleghe, di prendersene cura e quindi di crescerlo come fosse un loro figlio. Questo loro fanno e questo è il senso che riempie la loro esistenza. Un giorno a Tomasi ci ha regalato una radiolina e da quando andava un poco frigorifero e si metteva a ballare. A casa era sempre lì di musica. Amarlo, nonostante siano laide, nonostante siano volgari, nonostante siano lo scarto dell'umanità, riescono ad essere capaci di un amore infinito nei confronti di questo ragazzo, Arturo. E lo spettacolo, la pièce racconta il giorno in cui lui andrà via da casa, quindi una sorta di abbandono, perché decideranno di farlo andare in un istituto, dove possibilmente avrà una vita migliore rispetto a quella che noi siamo in grado di offrirgli. Questo tragitto di tre prostitute è un tragitto che fanno assieme o la loro psiche si muove verso il ragazzo in modo diverso? Le tre madri hanno, noi siamo tre donne con tre personalità diverse, il fatto di essere così diverse ci fa avere un approccio col figlio adottivo che è individuale, Bettina sarà madre in un certo tipo rispetto alle altre, arriva al cuore delle persone con molta forza.